Bentornati amici al let's play di Skyrim. Questo let's play è un po'... Aspettate che sposto un attimo il microfono perché ci siamo mica così. Questo let's play è un po' let's play e un po' no, con un personaggio un po' picchiatore, un po' no, con una notte che è un po' notte, un po' no. Notte, sono 8 di sera, però 8 e mezza. Questo periodo dell'anno 8 e mezza, buio profondo. Dunque, abbiamo, come vi ricordate, affrontato il nostro primo mega dungeon in questo. Aspettate un secondo, che anche qui va un attimo messo a posto. Non lo posso più fare. Allora niente. No, è questo mega dungeon enorme, durato ore e ore. Ora vediamo un pochino di andare in giro. Ah, intanto ricordiamo un attimo gli oggetti che abbiamo, perché non ce lo ricordiamo. Sì, armi ce n'è, vestiti ce n'è, pozioni ce n'è, cibo ce n'è, ingredienti, libri. Ah, è vero, dovevamo leggere, ecco, il diario del tizio che abbiamo trovato. Sono giorni ormai che mi fanno lavorare qua sotto, ma non è il tempo che mi preoccupa, piuttosto sono queste gallerie. Ho detto loro 1000 volte di piazzare dei sostegni aggiuntivi alle sezioni più deboli della galleria. Se solo avessimo... Ah, se solo avessimo altre di queste travi di legno che abbiamo rinforzato con le basi di bronzo. Però una virgola, le virgole in questo cazzo di gioco. Se solo avessimo altre di queste travi di legno che abbiamo rinforzato con delle basi di bronzo. Con delle basi, con basi di bronzo. Ma chi è che ha scritto sti libri? Dico sul serio. Qui la virgola sì, vaffanculo. Se sento un'altra volta la terra tremare sulla mia testa, mi agiterò talmente tanto che smetterò di bere del tutto. Perché questo qui non beveva prima. Perché smetterò di bere del tutto. E così... E che cos'è un Nord senza il suo idromele? Un Nord sobrio, dico io. Dunque, tomo magico della cura, 10 punti di cura al secondo, trovo... È chiaro... Sì, 10 punti al secondo, per quanti secondi però? Ah, ok, finché lo tieni giusto, finché lo tieni attivato. E poi il tomo magico della chiaroveggenza indica la via verso l'obiettivo attuale, che non ci serve, venderemo. Questo cura c'è già di base tra gli incantesimi, quindi non ci serve, venderemo. La chiave inabbandonabile, sì. Grimaldelli, direi di tornare Riverwood si chiama, prima città, esatto, per vendere un po' di cacate prima di andare... No, volevo, sì, esatto, piazzare l'indicatore. La Riverwood, l'indicatore, eccolo là, Riverwood, eccolo là. Andiamo con la nostra bella, bella magia. A voi piace la magia, amici, amici del popolo? Io credo proprio che a voi piace molto la magia. Scusate, stavo guardando da un'altra parte, intanto che camminavo. Mi sono piantato contro un muro, ma i Nord fanno così. Si piantano contro i muri perché a loro piace tanto. Adesso mettiamo via questa roba, sennò la gente... potremmo dar fuoco a un pollo, però dopo ci picchiano. Comunque, siamo arrivati a Riverwood. In un orario dove la maggior parte della gente dorme, la gente per bene dorme a quest'ora. Intanto ne approfitto per guardare un attimo in giro. Non mi ricordo se in realtà c'è un negozio. Sì, vabbè, c'è la locanda. No, questo non è la locanda. È Riverwood Trade. Ecco, questo va bene. Riverwood Trade. Che poi l'emporio, però. Beh, qualcuno deve fare qualcosa. Noi c'entriamo. Ho detto di no. Niente Ah, catture, sì. niente azioni Giusto, clamorose, giusto. niente caccia al ladro. Questo è il famoso punto dove Non so tu cosa sia puoi... pianto. Ma l'emporio C'era di anche un video Riverwood è proprio di ancora questa cosa aperto. Entra pure. su internet. Ehi! Come ti permetti, mettiamo un secchio allora. L'emporio di Riverwood è tutto ciò di cui O hai lo metti. O lo bisogno. vuoi tu il secchio? Forse Oi, riuscirai tu a il farmi secchio? salire Lo con i vuoi, zucconi di mio tu. Metti fratello. sto cazzo di secchio. Metti Non giù so quel come si secchio. girano i. Ok, l'abbiamo girato in qualche modo. Secchio. Oh, scusate! Scusate, ma a parte che tu avevi la testa coperta, ho detto scusate, adesso... Esatto, l'hanno già tolta, meno male. Rimettila in giro, Sei un no. uomo davvero interessante. Mettiti a tuo agio.
Minchia, sono appena entrato e già ci stai a provare davanti a tuo fratello. Tra l'altro, voglio dire, tuo fratello. Ascolta, vai a fanculo. Stai forse cercando qualcosa? Dai un'occhiata. Non mi interessano le missioni ora, voglio solo. Sì, lo so. Voglio solo vendere prima di tutto. Vendiamo qualcosa. Dunque, asce di ferro. Ce la teniamo. No. Sì, no. Boh. Sondaggio rapidissimo. Volete che teniamo l'asce di ferro o teniamo la spada? Dai. Rispondete, rispondete, rispondete. Teniamo la spada, lo dico io. No, dai. Facciamo un personaggio un po' coerente con se stesso. È un nord. Facciamo andare avanti di asce, dai. La mazza d'acciaio la vendiamo, la spada la vendiamo. Questa la vendiamo più che altro perché dopo ricaricarla è una due palle. Cioè, se non trovo. Ah, la moneta di Giulia. Oh, magari mi serviva per una cazzo di missione. Vabbè. Dunque, forza, manto della tempesta. Lo scudo non lo usi. No, lo scudo mi serviva. Cazzone, invece. Vabbè. Quella pozione, ovviamente. Sì, ma dai, questo gambo di coniglio ti entra. Questo diario rovinato lo vuoi o. Sì. Sì. Chiaro veggenza, sì. Pura, ovviamente. Questa pietrina viola. Lo metti. Medicita, no, ti entra. Non perché Madero lo teniamo noi. Vediamo un pochino se c'è qualcosa di interessante. Ecco. Già qualcosa di più. Più adatto a un vero nord. Mazza d'acciaio, la roba che ti ho venduto io. Vai, e basta. Cioè, vabbè. Ascia da guerra di ferro. Ho paura che questa sia poi a due mani. A noi le armi a due mani non piacciono tanto, però. Lui è un nord, non è che gli frega più di tanto, no? Vediamo se c'è qualche armatura più interessante. Questa corazza di ferro è veramente brutta, però. Elmo di cuoio. Cioè, questo invece è un figo, sì. L'elmo di ferro viene 182 per un elmo di merda? Mamma minchia, figliolo! Cioè, vabbè che adesso sono vestito male, sembro un po' effettivamente un barbone, quindi potrei anche comprarlo qualcosa. 380 vale questo, ma per favore. Va bene, dai, prendiamo l'elmo figo, quello che si vede nei trailer del gioco, e glielo mettiamo anche subito. Tra l'altro, comunque, vestiario, elmo di ferro, vediamo un pochino come appariamo. Minchia, che gnocco, che figo che sei. È vero che sei figo, di che sei figo, di che sei figo, di che sei. Allora sei figo. Potremmo giocare in terza persona. No, mi fa cagare anche a me in terza persona. Torniamo a Skyrim. Andiamo a cercare qualche altro dungeon. Abbiamo venduto un diario per 2 monete d'oro. Vabbè. Dalla mia parte vengono 5 euro. Voglio dire. Volevo provare questo. A vedere se era a due mani. Sì, infatti a due mani. Questa asciona. Io le asce. Le armi, diciamo. Lì nella. Le armi a corpo a corpo. Nella partita precedente non le ho utilizzate, quindi non sono molto molto esperto di armi corpo a corpo. Oddio, cioè sì, esperto mediamente, come è uno che gioca RPG, però per esempio questa, vabbè, intuivo che era due mani, ma non. Riverwood sciuca, perché continua a andare. Ah, ok, mi si era incastrata la levetta, continuava a camminare. Dicevo, Riverwood sciuca. Cioè, questa mega asciona su questo cartellino di legno fa solo cicche. Stai qui. Cicche. Cicche. Vabbè. Facciamo finta di nulla. Noi tanto siamo dei maghi. Dunque, cari maghi, a proposito di maghi, cerchiamo un altro dungeon. Tipo quello lì. Non quello lì, nel senso quello lì sulla bussola, non quello lì. Questo qui è. Fuoco! Funziona anche nella. Fuoco. Che corrente esagerata. Mi sento un po' un salmone che risale la corrente in questo caso, però. Cervo! Cervo! Non scappare! O forse un alce. Non scappare, animale! Animale! No, di nuovo lì! Ma che cazzo hai con quel posto? Vaffanculo, lepre, tu muori di nuovo. Coniglio, vabbè, quello che cazzo sei. Dai, muori! No! Sì, lo sto picchiando! Muori! No! Oh, mi sono incastrato, cervo!
Stavolta ti inseguo fino in capo al mondo, cervo. Vai, affanculo, cervo. Io non lo so, tutte le volte lo trovo qui e tutte le volte viene qui. Ma che... Cazzo, alla fine si scoprirà che anche i cervi sono scriptati, cioè che seguono un percorso predefinito quando scappo, non lo so. Lui ci rimette sempre, crepa sempre. Io passo e uccido un coniglio. Voglio prendere un cervo e ammazzo un coniglio vuoto, tra l'altro. Cazzo vuol dire vuoto? Cioè, prendi la pelle, la carne, ce l'hanno tutti i conigli. Porca puttana, cosa sono queste? Ah, dovevo andare là comunque. Cazzo. Già detto cazzo. Che palle. Ho fatto tutti questi scalini. Io non lo so. Non ho mica l'età per queste cose. Ma che palle. Ma cos'è? Vieni su qui. Allora, dunque. Ah, certo. Allora potremmo mettere in mostra l'ottimo sistema di scalate di Skyrim. C'è tutta una... Cazzo. Beh, volevo dire... Sì, questo grandissimo sistema di scalate, c'è tutto un ramo di abilità per scalare le montagne, ovviamente. Questo ramo di abilità si chiama schiaccia, impara a conoscere la montagna e schiaccia Y. È una cosa molto, molto... in questa maniera adesso noi in realtà... Sì, non ho potuto mettere... Vabbè, così noi in realtà siamo completamente in verticale. Però se tu continui a schiacciare lui non va giù. L'importante è conoscere questo poi. Questo cos'è? Ai, non sono pronto per tutti questi banditi. Che cazzo che... Ma scusate, non sapevo che era casa vostra, a parte questo. Comunque, non c'è bisogno di picchiarmi. Cioè, non mi sono neanche avvicinato più di tanto alle mura. Ero qui, qua fuori. Pare che bruci. Stai bruciando? Stai bruciando ancora? Stai bruciando di più? Te l'ho detto. Cosa di interessante. Spadone di ferro che ovviamente potremmo vendere, ma... Sì, poi roba che abbiamo già... Ma potremmo vendere, ma... È un po' pesantino da portare in giro. Poi ho solo 50, da però... Oh! Ho visto una freccia! Oddio, Johnny! Non voglio morire, Johnny! Johnny? Oddio, hanno ucciso Johnny! Siamo da soli. Io, mano destra... E mano sinistra. Andiamo. Aia, ero nascosto dietro il muro. Hai rotto i... Ah, ti sei spostato. Ti senti furbo? Spostati adesso, stronzo. Spostati. Bravo. Perché non ti sposti più in fretta? Fottiti. Mamma, ancora. Dov'è quell'altro scemo? Vieni qua. Cioè, sono fermo e mi manca ancora. Vediamo. Mamma mia, quanto fai cagare. Adesso mi prendi perché mi avvicino. Che cacchio di mira c'hai? Mi manca ancora. Prendi una spada, prendi qualcosa. Non vedi che fai cagare con l'arco? Pugnalino, pigli. Guarda, come minimo ci avrà anche uno spadone in ferro di quelli. No, invece no. Però una birra che noi prendiamo. Prendiamo anche dell'oro. E tu invece cosa avevi, caro amico? Ti schifo. Arco da caccia, oro, oro, certo. Di oro ce n'è sempre bisogno, eh. Dunque, abbiamo trovato questo forte. No, questo forte, in realtà non l'abbiamo neanche ancora trovato. Ci siamo in massi che l'abbiamo trovato, ma stavo picchiando la gente, non me ne ero accorto. Direi quasi quasi di entrare al Tempio delle Cascate Tristi, certo. Però, alla fine, io là avevo visto... Un covo di mammut che sarebbe stato... Un covo di mammut, sì. Un accampamento che sarebbe stato divertente andarci, però... Ormai abbiamo detto che andiamo qui. Cosa vuoi fare? Non ci vai più. Intanto questa schermata di caricamento molto suggestiva. Vedete con il fumo sotto che sta bruciando la TV. In realtà, tutti pensano che sia un effetto scenico, no? Però ti stanno bruciando la TV e basta, cioè... Non c'è altro. Sono abbassato e direte perché tu sei morto, per esempio. Tu sono abbassato perché sono abituato. No, vabbè, cioè sì, anche. Però sono abbassato perché così gli avversari ti vedono. Intanto ho iniziato una missione. Allora a questo punto ce ne andiamo, perché non voglio fare missioni in questo let's play. Le faremo dopo, tutte insieme, se
quando avrete voglia, vi interesserà questo let's play di Skyrim. Che brutto che sei, mamma mia, che cos'è? Guarda che c'ha la faccia come un buco di culo, proprio letteralmente, ma letteralmente, mamma mia quanto sei brutto. La madonna, e il culo invece è messo meglio della faccia. Vabbè, diciamo, non volevo fare missioni in questo let's play, volevo picchiare e basta, quindi picchiare insomma volevo, a parte io non voglio proprio iniziare la missione, quindi perché tu me la metti così, stronzo? Voglio diciamo esplorare i dungeon e basta, per farvi vedere un pochino la vastità di questo gioco, che è veramente senza precedenti, penso. È veramente un mondo grande, pieno di dungeon, pieno di cose da fare, strapieno di missioni inutili, però un giorno le faremo tutte e io vi farò vedere mentre le faccio tutte e dico due cagate, tipo adesso del resto. Più che altro ho fatto una cagata mettendo in un modo, in certo modo, il programma di acquisizione, non riesco a vedere quanto tempo sta passando e questo è un... E questo è un problema grave, quasi quanto come il fatto che ora sicuramente moriamo. Ma io volevo farvi divertire un po', e quindi noi adesso ci andiamo. Ui, ui, ui. Ok, volevo farvi divertire un po', e quindi adesso ci andiamo. Vedete? Ah, ce n'è un altro anche lì. Cosa sta facendo? Sta grattando la borsa. Allora andiamo da quello che si gratta la borsa. Bacino di seconda, ottimo. Eccolo lì, quello lì che si sta grattando la borsa. Allora, loro sono molto cattivi, soprattutto all'inizio. Io sono molto debole. Come possiamo fare per avere una speranza di non morire? Non andarci sarebbe già un'ottima cosa. Adesso vediamo se di qua si riesce a salire bene. Noi ci ficchiamo qua sopra e andiamo là. Perfetto. Ehi, ehi, ehi. Vedi che dopo il terzo quarto ehi brucia merda. Non si è fatto un cazzo. Non ci passi, io ti sfiammo. Non gli faccio un cazzo, lui mi ammazza. Stai qua, stai qua. Sta provando ad andare da sopra. Questo è grave, questo è grave. Non è che sta provando, ci sta andando. Ehi, amico, non è come se è porca puttana. Sì, no, ma guarda che alla fine, cioè... Esatto, fai il giro perché secondo me un po' ti conviene non correre, ho perso il buco per salire. Secondo me alla fine, fratello, ti conviene di più morire. Guarda che oggi alla fine se hai un'assicurazione sulla vita passi di un al di là da una bamba. Vabbè, dai, cioè, non fare così, stai lì, ma perché devi venire qui? Guarda che fatica devi fare, stai. Oh, ah, mi mancò. Ah, come mi mancò. E ora venne giù di nuovo. E io devo tornare su di nuovo. È un po' lungo questo pezzo. Zoom, la spiamo. Cazzo. Con un colpo mi ammazza, ma mi fa fare un volo. Ha perso la spada. E poi la spada, il bastone. È il momento di approfittare. Vieni, figliolo. Sei pronto per curare. Guarda. Che gioco stupido. Non ha più in mano il bastone. Cazzo! Perché adesso di nuovo sì? Che cos'è? Cosa vuol dire questa cosa? E gli è sparito di nuovo. Cioè, o è lui che lo equipaggia, lo toglie, lo riequipaggia, lo toglie, e che sarebbe abbastanza da coglioni già di suo effettivamente. Oppure è proprio un bug. Adesso vediamo. Sì. Ah! È una tattica per attirarmi laggiù. Che pezzo di merda. Guarda! Non ce l'ha di nuovo. È una tattica per attirarmi laggiù. Vieni. Guarda. Io cosa faccio. Vieni. Ti spavento con questa luce bianca. Il problema è che si viene anche quell'altro un po' mi dà fastidio. Si viene anche quell'altro. Forse adesso vedi. Un arco delle frecce però. Proviamo. Facciamo una vera morte da vichingo. No, facciamo una vera vittoria da vichingo. No, non avevo detto proprio così.
Insomma, proviamo con la doppia sfiammata. Vediamo quanto la vita sua mi sente. Nulla, perché non ci arriva. E ora continua a non arrivarci. Io ho spottonato tutta la magica, tutto il mana. Porca puttana! Scusate, questo era un... uno sfogo. Adesso vi metto in pausa e devo bere assolutamente, perché non riesco più a pensare dalla sete che ho. Dopo magari questa la tagliamo. Vediamo un po' di picchiare sto gigante. Porca puttana, ti fai del male. Guarda che dopo lo ritiro fuori. Ascolta, ma hai rotto il cazzo. Adesso facciamo una morte onorevole, da Kawabonga! No. Ha detto no. L'uomo del monte ha detto no. Porca puttana, uomo del monte. Cioè, ma ti guarda, no? E tu esplodi, non è che... Porca miseria. E torniamo qui. E a questo punto cerchiamoci un altro dungeon. Però... è un peccato che l'uomo del monte ha detto... oh, no, magari non torniamo... cioè, torniamo lì, ma non tocchiamo nessuno. Perché? Alla fine, però, hai visto? Cioè, gli avevo fatto tanto... un po' di male gli avevo fatto, Cioè, ancora un po', se mi davate un 24 ore, gli facevo anche il culo. Adesso devo vedere quanto sta durando sto let's play. Porca la puttana! Direi che è abbastanza per questa puntata, anche se non è successo nulla. Adesso vediamo se magari ne rifaccio, comunque. Allora, vi devo salutare, perché il let's play è durato parecchio. Grazie mille per essere stati con me. E ci vediamo per la terza, sì, eh? Ci siete per la terza? Ma speriamo.